Ed eccola ragazzi, finalmente è arrivato il pacco che aspetto da un po' di tempo. Ho deciso di iniziare un nuovo percorso, una nuova avventura, imparando a suonare la chitarra. Ho scelto una chitarra molto bella, perlomeno a me piace molto, e adesso la apriamo insieme, vediamo cosa ho preso, vediamo anche quale altro accessorio ho comprato. Vi mostro anche il mio amplificatore e proviamo anche a fare la prima strimpellata. Io non so assolutamente suonare la chitarra, quindi attappatevi le orecchie, è soltanto un inizio questo. Apriamo il pacco. Non ce la faccio. Per prima cosa, cosa c'è qua dentro? Ok, e ci sono dei plettri. Ho preso un pacchetto assortito per provarne un po' di durezze e materiali diversi e poi ho preso questi. Sono una via di mezzo, vabbè, per provare, eh. Poi questo affarino che ragazzi non ho mai usato in vita mia, e questo è per accordare la chitarra. Ho preso un supporto da muro nella speranza che non fa un qualche danno. Non so come funziona, vabbè. Ah, sì, è automatico, quindi così sì, poi il peso la tiene chiusa. Indubbiamente serve anche il cavo per attaccare la chitarra all'amplificatore. Ho preso le cose un po' a naso, ragazzi, io non me ne intendo, quindi ho dovuto veramente eseguire un po' l'istinto. So che è rischioso, non ho una guida. Cioè, per esempio, per la chitarra sono stato molto molto attento. Allora, adesso andiamo a aprire il pacco con la parte più succosa. Gli intenditori hanno già capito. Se la faccio cascare subito. Diciamo che era incartata molto bene, eh. Non ho paura che si rovini. Ci siete? Ve la mostro prima a voi. E che cavolo! Non si vede. Diciamo che è incartata molto bene. Ho dovuto prenderlo da quel sito che avete visto, l'avevo preso da un altro, ma non spedivano. A un certo punto mi hanno chiesto di fare un bonifico perché la carta di credito avevano avuto problemi e mi sono spazientito, diciamo. Bellissima. Ora, chiaramente la voglio suonare, voglio imparare a suonarla, ma diciamo che anche così da avere dentro casa è veramente bella, 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 bella. È la prima volta in vita mia che tengo in mano una chitarra elettrica, bellissima. Ora questa chitarra dovrà avere un po' di pazienza con me perché non la so suonare. Spero però che piano piano riesco a avere anch'io delle soddisfazioni con questa chitarra. E questa è una chitarra PRS Custom 24 DC, veramente bella, ragazzi, veramente bella. E diciamo che finalmente posso provare anche se funziona l'amplificatore. Ho preso questo Marshall, si chiama DLS20, è un 20 watt valvolare, è bello, anche troppo potente per me, userò molto spesso le cuffie. La cassa è un 12 pollici 70 watt, sì, credo 70 watt, è più grande perché deve essere più grande rispetto all'amplificatore. Questo amplificatore lo posso depotenziare, posso usarlo in low o in high. Anche qui non ho nessuna idea di come funziona veramente, quindi ragazzi, sono veramente nabbo, ma piano piano, come in tutte le cose, mi faccio furbo. Vediamo se questa chitarra un po' funziona e se riesco anche ad attaccarla semplicemente all'amplificatore. Già mi sono impicciato. Ha un ingresso per il cavo. Questa è una cosa buona. Sono emozionato, sono un po' emozionato. Chissà se riesco anche a usare sto coso, sto diavolo. Accenditi, accenditi, ti ho detto accenditi. Come ti accendi? Come si accende? Devo togliere la batteria e rimetterla per accenderlo. Devo guardare l'istruzione per vedere sto coso, come funziona. Non iniziamo bene, eh? Iniziamo proprio male. Ragazzi, non ha né un pulsante né niente. Credevo peggio, invece va bene. Certo, non lo posso tenere alto. Più là mi informo per vedere cosa posso scegliere per attenuare il volume dell'amplificatore, potendolo però spingere, far saturare le valvole, il termine che ho capito. Io ragazzi non so. Allora, questo è il volume della chitarra. La chitarra funziona. E insomma, ragazzi, non sarà facile, ma ho veramente tanta voglia. Ho veramente tanta voglia. Comunque lei si fa veramente apprezzare tantissimo.
proprio tantissimo. Come immaginavo, mi dovrò comprare un paio di cuffie, ma era già calcolato. Almeno posso stare pure più tranquillo. Fantastico, ragazzi. E se avete da darmi qualche consiglio, se siete esperti, se sapete suonare uno strumento, se avete visto qualcosa che non va bene, scrivetemelo qua sotto, apprezzo tantissimo. E se volete vedere come va a finire, se volete vedere come continua, ragazzi, seguitemi, iscrivetevi al canale. Io ogni domenica alle 12 faccio uscire un vlog settimanale dove parlo di quello, tutto, vi mostro quello che è successo durante la settimana. Vi ringrazio per la visione, a presto e ciao!